L'ordinanza del sindaco di Benevento Mastella ha vietato prostituirsi sulle strade cittadine, è prevista una sanzione anche per coloro che richiedono la prestazione sessuale. Emergenza sangue nel Lazio, l'ASL di Benevento invita a donare. Un anziano di 80 anni di Amorosi è morto dopo essere rimasto schiacciato sotto al trattore di cui era alla guida. La vittima ha perso il controllo del mezzo. Calcio Serie A, Benevento in emergenza per il derby col Napoli, out Ciciretti ed altri giocatori, prevista la partecipazione di tanti tifosi dal Sannio. La crostata d'uva è uno dei tipici dolci da preparare alla fine dell'estate quando l'autunno è ormai alle porte, la nostra ricetta della settimana. Nuovo appuntamento con l'informazione di Media TV, ben ritrovati, lo abbiamo appena sentito dai nostri titoli, anche il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ha varato l'ordinanza, un provvedimento che mira a contrastare lo sfruttamento e la tratta delle donne. Sentiamo i dettagli. Obiettivo del provvedimento è il contrasto dello sfruttamento della prostituzione, fenomeno presente anche nella città di Benevento, come viene confermato da quanto emerso nei mesi scorsi in relazione a interventi delle forze di polizia e della magistratura. Nel capoluogo sannita, grazie al nuovo decreto Minniti sulla sicurezza urbana, il sindaco Clemente Mastella ha emesso un'altra ordinanza. Destinatari del divieto e di conseguenza delle relative sanzioni in caso di inosservanza sono sia la persona che offre la prestazione sessuale che chi la richiede, indipendentemente dall'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 650 del codice penale, la violazione della suddetta ordinanza è punita con una sanzione amministrativa che va da 25 a 500 euro. Il provvedimento è stato adottato a seguito delle sempre maggiori segnalazioni che pervengono dai cittadini, con particolare riferimento all'area di Rione Ferrovia e zone limitrofe. Non una soluzione definitiva per un fenomeno così diffuso, ma è comunque un passo avanti per la battaglia di civiltà in difesa delle donne e contro la criminalità organizzata. L'emergenza sangue nel Lazio è divenuto un caso nazionale. L'ASL di Benevento invita a donare. Sentiamo perché. L'azienda sanitaria di Benevento ha accolto l'invito diramato dalla struttura regionale di coordinamento delle attività trasfusionali della regione Campania e lanciato un appello ai propri utenti affinché si rechino nei punti di raccolta a loro più vicini. In seguito ai casi di chikungunya provocati da zanzare infette a Roma e Anzio, il Centro Nazionale Sangue e la Regione Lazio ha infatti deciso di bloccare le donazioni per chi risiede nell'ASL 2 di Roma, circa 1.200.000 persone. Una decisione ha commentato il direttore generale dell'ASL, Franklin Picker, che ha ripercussioni su tutto il territorio nazionale e che ci chiama a sostenere le difficoltà che sta vivendo il Lazio. Sulla scorta delle indicazioni forniteci dalla regione, vogliamo lanciare un appello, continua, ai cittadini che vivono nel territorio di competenza dell'ASL di Benevento a recarsi nel punto raccolta loro più vicino, supportando la carenza di sangue. Come azienda sanitaria ci adopereremo con tutti i mezzi disponibili per incentivare il numero delle donazioni. Cimiteri chiusi a Napoli, stop di 3 giorni delle 11 strutture per l'agitazione dei lavoratori. Sentiamo. Mancanza di fondi di personale, problemi di igiene, scarsa manutenzione. Per questi motivi 11 cimiteri della città restano chiusi oggi e domani e insieme a loro anche l'obitorio del secondo policlinico di Napoli e i servizi di polizia mortuaria. Secondo i lavoratori, almeno 200, quelli che questa mattina hanno scioperato davanti al cimitero di Santa Maria del Pianto a Poggioreale, i problemi sono numerosi. Pessime condizioni in cui versano i bagni, mancanza di scale per raggiungere i loculi alti, erbacce che crescono giorno dopo giorno. Disagi per chi in questi giorni si reca al cimitero a trovare i propri defunti. E io vengo tutte le settimane, non solo oggi. Speriamo che per le 10 però aprono, perché è una vergogna proprio. Noi siamo anziani e veniamo anche da lontano, non è che stiamo nei dintorni. Stanno giocando con i morti, per piacere, se possono aprire. Agostino Anselmi, responsabile CISL FPS, ha spiegato. Rivendichiamo innanzitutto servizi decenti ai cittadini napoletani. I cittadini napoletani non ricevono nessun servizio dall'amministrazione comunale. Rivendichiamo un sacco di problematiche che afferiscono ai lavoratori cimiteriali. Ai lavoratori cimiteriali manca tutto, lavorano in condizioni pietose, non sono messi nelle condizioni di poter svolgere nulla. Siamo ridotti a 170 unità contro un organico che prevede 500 unità.
Siamo alla pagina della cronaca, un anziano di 80 anni di Amorosi è morto dopo essere rimasto schiacciato sotto al trattore di cui era alla guida. L'incidente è avvenuto in un fondo agricolo ad Amorosi nei pressi della strada che conduce a Telese Terme. Secondo una prima ricostruzione, la vittima, dopo aver perso il controllo del mezzo, è finito in una scarpata rimanendo schiacciato sotto il peso del mezzo agricolo. I carabinieri di San Benedetto del Tronto, dopo una mirata attività info investigativa, hanno arrestato a Grottammare un quarantenne esponente del clan camorristico Di Lauro, operanti a Napoli. L'uomo, che si trovava in zona per motivi al vaglio degli investigatori, era ricercato da circa 3 mesi in quanto colpito da un ordine di carcerazione emesso dall'autorità giudiziaria di Napoli, poiché condannato a scontare la pena di 4 anni e 4 mesi di reclusione per associazione di tipo mafioso. L'arrestato, condannato dalla magistratura partenopea per la sua appartenenza alla Camorra, è stato subito rinchiuso nel carcere di Fermo. Revocato piano di protezione all'ex boss di Marcianise Belforte, accuse infondate ai parenti riguardo l'omicidio dell'amante del fratello. I dettagli. Il Ministero dell'Interno ha revocato il piano provvisorio di protezione nei confronti del collaboratore di giustizia Salvatore Belforte, ex boss dell'omonimo clan camorristico attivo a Marcianise nel capoluogo Caserta, e dei suoi familiari. Belforte è accusato di aver violato gli obblighi della collaborazione rendendo dichiarazioni rivelatesi poi infondate che accusavano alcuni stretti parenti di essere coinvolti nell'omicidio di Angela Gentile, amante di Domenico Belforte, fratello di Salvatore, boss irriducibile da anni al carcere duro e mai pentitosi. A richiedere la revoca del piano è stata la DDA di Napoli, che 2 anni fa aveva raccolto le prime dichiarazioni dell'ex capoclan e aveva iniziato ad indagare sulla presunta scomparsa della Gentile, avvenuta il 28 ottobre del 1991, scoprendo poi che si trattava di un omicidio. Non è pensabile che un collaboratore che assume un impegno, dice il procuratore aggiunto della DDA di Napoli, Giuseppe Borrelli, possa selezionare ciò che intende dire e ciò che non intende dire. Sulla vicenda di Angela Gentile, Salvatore Belforte non ha collaborato come ci aspettavamo, dandoci una versione che non corrispondeva a quanto poi abbiamo accertato. Abbiamo così tratto le logiche e conclusioni da questo suo comportamento. Ora uscirà dal programma dei collaboratori di giustizia, ma manterrà comunque forme di protezione in carcere per evitare ritorsioni nei suoi confronti. Nigeriana picchiata per tentata rapina di pochi euro, presi 2 connazionali, il servizio dall'Alto Casertano. Vediamo. Tentano di rapinare per pochi euro una donna, ma finiscono in carcere. Protagonisti 2 nigeriani, ospiti di altrettanti centri temporanei di accoglienza ubicati nell'Alto Casertano, nei comuni di Vairano Patenora e Teano. La vittima è una connazionale dei 2 arrestati, ha riportato contusioni su tutto il corpo. I 2, Emmanuel Ogbonna, 31 anni, ospite del CTA La Villetta di Vairano, e il connazionale Amos Sidor, di 22 anni, domiciliato presso il CTA della frazione Carbonara di Teano, sono stati raggiunti da una ordinanza di custodia cautelare dal GIP del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, emessa su richiesta della Procura che ha coordinato le indagini. Una vera e propria guerra tra disperati, quella andata in scena a Vairano Scalo, frazione di Vairano Patenora. Tutto accade in pieno centro il 20 giugno scorso in via Napoli. I 2 nigeriani incrociano la connazionale che stava passeggiando, le si avvicinano e l'aggrediscono con violenza, colpendola con calci e pugni. Le sottraggono quindi la borsa in cui c'erano il cellulare, effetti personali e pochi soldi. Il colpo però non riesce perché la donna riesce a divincolarsi e alcuni cittadini italiani presenti chiamano subito i carabinieri. I 2 nigeriani lasciano la borsa e fuggono in un immobile adibito a centro temporaneo di accoglienza, dove cercano di confondersi con altri migranti. I militari, giunti poco dopo in via Napoli, trovano quasi tutto il bottino a terra. Raccolgono poi la denuncia della vittima, che riconosce i 2 aggressori. 2 distinte operazioni disposte dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Caserta hanno portato al sequestro di 2 piantagioni di marijuana e la denuncia all'autorità giudiziaria di 4 responsabili, militari in azione a Villa Literno e Castel Volturno. In azione anche i militari della stazione irpina di Ponte Landolfo. Al termine di attività investigative sono state deferite 3 persone del posto per coltivazione illecita di 2 piante di cannabis dell'altezza di 1,70 m. Le piante, che erano state nascoste in un terreno demaniale proprio per rendere difficile l'identificazione dei responsabili, sono state sottoposte a sequestro in attesa di ulteriori analisi. Operazione antidroga, sempre in Irpini, ancora giovani sorpresi in possesso di sostanza stupefacente. Sentiamo.
Continua l'azione dei carabinieri del comando provinciale di Avellino finalizzata a contrastare il dilagante fenomeno di coltivazione di marijuana in terra irpina. Questa volta l'opera dei carabinieri della compagnia di Baiano ha consentito di interrompere l'attività di coltivazione di stupefacenti organizzata in località montana del comune di Montoro. Nello specifico i carabinieri della stazione di Montoro Inferiore, nell'ambito delle indagini finalizzate al contrasto del fenomeno della produzione e coltivazione di sostanze stupefacenti in area demaniale, hanno rinvenuto tra la fitta vegetazione una coltivazione di marijuana. Una decina di piante aventi un'altezza di circa 2 metri e coltivate in vasi di plastica interrati sottoposti a sequestro, del quale ne è stata comunicata la esecuzione alla Procura della Repubblica di Avellino. Sono in corso indagini volte all'individuazione dei responsabili dell'illecita coltivazione. Non si escludono ulteriori sviluppi. Siamo alla pagina sportiva. Resettare, azzerare, ritrovare serenità, le parole d'ordine nell'ambiente del Napoli vanno in una sola direzione, il campionato incombe, domenica c'è il derby con il Benevento. Sentiamo. Sarri non ama volare. Tralasciando i droni utilizzati in allenamento, all'aria solitamente preferisce un comodo treno, o meglio ancora, il pullman della squadra. Ma questo non gli ha impedito di far spiccare il volo ai suoi ragazzi. E quale modo migliore per imparare a volare che puntare sulle ali? Nella gara contro il Bologna, José María Callejón e Lorenzo Insigne hanno dato spettacolo. E anche Dries Mertens, alla travestita da goleador, ha detto la sua. Sotto le gambe di Mirante! La rincorsa di Sarri a uno scudetto che manca da 27 anni propone le prime salite. Primo test contro i vicini di casa del Benevento. I derby regionali, si sa, possono riservare sorprese, soprattutto quando c'è di mezzo la magia. Gli azzurri dovranno provare a non farsi incantare dalle streghe. A seguire l'insidiosa trasferta a casa di una delle squadre più in forma del momento. La Lazio ha il morale altissimo dopo la conquista della Supercoppa Team e la scoppiettante vittoria con il Milan nella terza giornata. Ma i recenti ricordi fanno ben sperare. Terzo impegno contro la SPAL. L'imprevedibile squadra da Ferrara ha già sperimentato tutti i risultati possibili nei suoi primi 3 impegni in questa Serie A Team. La squadra di Semplici non ha intenzione di rivestire il ruolo di comparsa in campionato e il Napoli non potrà permettersi di sottovalutare l'impegno. Ma prima, come piace a Sarri, piedi ben piantati a terra col derby campano. E in casa Benevento emergenza infortuni in vista del difficile match al San Paolo contro il Napoli. L'allenatore Marco Baroni nel derby campano dovrà fare a meno di diverse pedine importanti. L'assenza più pesante è quella di Amato Ciciretti, costretto a saltare la sfida con gli azzurri di Sarri per un infortunio al flessore. Niente da fare anche per l'altro esterno offensivo, D'Alessandro, per la punta Iemmello e per il luogo De Gente Costa, tutti fuori dalla lista dei convocati. Baroni all'ultimo ha dovuto rinunciare pure al difensore centrale Zimiti. Quanto alla formazione con Ciciretti out, Baroni potrebbe avanzare Letizia sulla linea dei centrocampisti e in questo caso dare spazio sulla corsia destra difensiva a Di Chiara, in alternativa dare spazio a Lombardi, mentre al posto di D'Alessandro sulla sinistra giocherà il marocchino Lazar. In attacco dovrebbe partire titolare la coppia composta da Puskas e Coda con Armenteros come opzione da utilizzare a partita in corso. Nonostante i problemi di formazione, la squadra giallorossa potrà contare comunque su un supporto di pubblico importante. Poco più di 1000 i tifosi giallorossi che saranno sistemati nel settore ospiti dello stadio Partenopeo. Siamo alla Serie B, finisce in parità tra Salernitana e Pescara 2-2 con tante emozioni allo stadio Arechi. Primo successo stagionale invece per il Cesena contro l'Avellino che si spiana la strada con la rete di Caccia dopo 2 minuti. Arrivano comunque alcune occasioni da rete ma il risultato non cambia più, 3-1. Il Frosinone ha battuto il Bari 3-2. E come ogni sabato, appuntamento con il gusto, la crostata d'uva è uno dei tipici dolci da preparare alla fine dell'estate, quando l'autunno è ormai alle porte. Tra le torte casalinghe, la crostata di pasta frolla con frutta fresca è senza dubbio quella più versatile e apprezzata anche dai più piccoli. Sentiamola.
Ed è tutto per questa edizione, vi lascio in compagnia delle previsioni del tempo, della nostra rubrica Eventualmente. A voi tutti una buona domenica, arrivederci. Previsioni dunque per il 17 settembre 2017. Tempo in miglioramento al centro-nord, ma ancora disturbi, specie sulle Alpi e sull'Alto Tirreno. Sempre buono al sud. Ecco il dettaglio elaborato da ilmeteo.it. Al nord al mattino rovesci e temporali sul Triveneto, sulla Lombardia orientale e sulla Liguria di Levante. Asciutto e soleggiato altrove, lieve miglioramento già dal pomeriggio con acquazzoni solamente su Alpi, Prealpi e ancora sulla Liguria di Levante. Al centro sarà inizialmente instabile con temporali frequenti sulle regioni peninsulari, più asciutta e soleggiata la Sardegna. Migliora già dal pomeriggio con fenomeni solamente sulla Toscana centro-settentrionale. Al sud cielo a tratti coperto al mattino con isolati fenomeni sulla Campania, più sole dal pomeriggio con cielo sereno o poco nuvoloso ovunque. I venti saranno in prevalenza moderati ma localmente forti da direzioni variabili. Le temperature risultano essere più o meno stazionarie, le minime saranno comprese tra gli 8 e i 23 gradi su tutte le nostre regioni. Durante il giorno invece prevediamo all'incirca 24 gradi al nord, 26 gradi al centro e un caldo davvero estivo al sud con punte di 35 gradi.